primo punto è quello della validità o meno della fideiussione di una tale società Omix Assicurare, che è una società romena, come tutti quanti sapete. Vi è una questione sulla esistenza o meno di un rating classificato, quindi di un rating valido, esigenza che è affermata la federazione e prima ancora la Comisop e negata dalla parte ricorrente. Su questo tema un breve chiarimento sul perché i requisiti che voi indicate di affidabilità di questa società assicuratrice sarebbero a vostro avviso sostitutivi della oggettiva mancanza di un rating di una delle primarie società di credito. Punto primo. Punto secondo. Nei criteri, nella cosiddetta previsione normativa alla quale tutti gli aspiranti dovevano fare riferimento, c'era una frase su cui moltissimo voi avete da un lato e dall'altro scritto, e cioè che sarebbe stata necessaria una polizza coerente, virgolettato, con i principi dei vari comunicati sui criteri federali e quant'altro. L'aggettivo coerente vuole dire oppure no simile ovvero equipollente? Quindi è possibile che occorra un rating proprio o occorrono soltanto i rating classificati delle primarie agenzie di rating? Sulla qualificazione di questo aggettivo della polizza coerente, su cui moltissimo avete scritto, io chiederei una brevissima integrazione. Terzo ed ultimo punto su cui ammetto una discussione oggi ulteriore rispetto ai fiumi di inchiostro che avete speso è il tema delle ulteriori fideiussioni. Sono queste ulteriori fideiussioni effettivamente irrecuperabilmente tardive, essendo state presentate oltre le ore 19 come tutti sapete, ovvero le circostanze eccezionali meritavano un'ammissibilità delle nuove fideiussioni? Vi è quindi una perentorietà tombale, come sembra dire la federazione gioco calcio, ovvero in questo caso speciale particolare queste ulteriori fideiussioni si potevano ammettere? Ecco, questi sono i tre punti. Non aprite la discussione su altri aspetti sostanziali o di merito, perché il collegio ha tutti gli elementi su cui decidere, e solo su questi tre occorre, perché sono i temi cruciali della discussione. Chi interviene per primo, per cortesia, non ripetendo le cose già dette. Avvocato Chiacchi, immagino. Il professor Schiavone. Sugli atti di un flash da pizzi, lo generò.